consolatore degli afflitti e sostegno dei sofferenti, che ci ha convocati per condividere l'apertura di questa casa, preparata con intelligenza d'amore, e su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Camminiamo in pace. Questa è una comunità attenta ai disabili da più amministrazioni. Oggi diamo apertura a questo secondo Oltre Noi. Lo gestirà la Sacra Famiglia, che è l'ente più importante a livello nazionale su questo tema. La presenza di Monsignor Stucchi, che è cittadino onorario di Valmadrera, la presenza di Don Enzo Barbante, presidente già della Sacra Famiglia, oggi della Don Gnocchi, e di Don Eugenio, che ha dato avvio in oratorio dell'Associazione Genitori Amici degli Handicappati, ne è un segno importante per tutti noi. Direi che è un giorno di grande soddisfazione per la comunità di Valmadrera, perché diamo un segnale di generosità, di attenzione agli ultimi, di attenzione a chi ha veramente bisogno, di dare ascolto a chi di voce ne ha poca. Questa giornata rivela e fa emergere un dato molto importante. Lo si sa più o meno, ma poi quando ci si ritrova insieme dentro questa realtà ci si accorge come sia il frutto di un cammino di popolo, e il frutto di convergenze, di diverse disponibilità, diverse forme di impegno e anche di professionalità. È stato possibile questo cammino, quindi è stato possibile anche quello che oggi abbiamo benedetto come ulteriore spazio da vivere, da condividere per dare futuro e dare speranza a chi è più in difficoltà, appunto Oltre Noi, i genitori scelgono così e si danno questa certezza, ma c'è tutta una comunità attorno. Quindi ecco, la bellezza di questo giorno e di quest'opera credo che stia proprio in questa caratteristica, perché in questo modo riesce a mettere insieme maggiori energie per un servizio a chi è in difficoltà più significativo, più, come dire, qualificato, e sostenerlo nel tempo. Il risultato che si vede oggi è il frutto di un lavoro comune. Io devo ringraziare soprattutto i cittadini di Valmadrera, che hanno contribuito sempre con una grande generosità. Infatti anche come comune abbiamo contribuito anche a questa opera, e l'abbiamo fatto proprio pensando ai nostri ragazzi più disagiati, e quello che vogliamo fare è essere proprio tutelanti nei loro confronti e sapere che per loro ci sia la possibilità in avanti, quando magari saranno soli, di avere un posto dove stare e cercare di stare il meglio possibile. La rete dei servizi per la disabilità è una rete che collega servizi pubblici, servizi della cooperazione, servizi associativi di tutto il territorio provinciale. In questi anni è diventata una rete molto viva, che sta investendo sempre più su percorsi nuovi, disegni nuovi, cambia i bisogni delle famiglie, cambia i bisogni delle persone, ed è importante quindi che i servizi imparino a gestire delle modalità diverse di intervento. Oggi guardiamo molto ai progetti delle persone tra un'offerta di servizi e un'offerta di vita comunitaria che può essere garantita con il supporto degli operatori, ma che trova collocamento laddove le persone vivono, laddove le loro relazioni primarie sono attive. Le due strutture, l'esistente e la nuova, si completano a vicenda, dando luogo ad un complesso in grado di soddisfare diverse esigenze nel campo dell'assistenza socio-educativa. La Sacra Famiglia, che è un istituto che opera in Italia da quasi 120 anni, è stata chiamata a fornire un supporto in termini di progettazione e di immaginazione di quelli che potrebbero essere i servizi coordinati fra le varie realtà che operano qui a Valmadrera nell'ambito dell'assistenza ai disabili.
La Sacra Famiglia è una realtà che da 120 anni si occupa di disabilità e quindi da questo punto di vista lavora portando con sé un bagaglio di esperienze sia per quanto riguarda gli aspetti di gestione, i caratteri tipici dell'assistenza, della presa in carico, della cura delle persone fragili, ma anche della progettazione delle strutture, quindi dell'immaginazione attraverso la quale si possono realizzare opere e infrastrutture adeguate all'utilizzo da parte delle persone disabili in particolare. Questo tipo di progetto che viene realizzato qui a Valmadrera è un'occasione importante attraverso la quale la nostra istituzione ha svolto, come dire, un ruolo di collaborazione insieme con l'amministrazione comunale nel favorire la creazione di una rete di contatti, di collaborazione, di interrelazioni fra i soggetti che già operano e già sono presenti qui con grande successo. Oggi per me è una grande giornata per il fatto che dopo lungo tempo abbiamo raggiunto un traguardo bellissimo con questo centro oltre noi e io sono sinceramente contento di questa acquisizione della Sacra Famiglia e oltretutto i nostri ragazzi hanno un beneficio. Adesso hanno anche la possibilità di avere un po' di sollievo, magari una settimana, un mese, secondo le esigenze delle famiglie. In complesso è spezzettato con dei progetti proprio fatti su misura della famiglia, dal nucleo che rimarrà sempre qui anche 24 ore su 24, e invece sul sollievo quando la famiglia ha bisogno un sostegno. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno donato, che oggi sono qui presenti, e li ho ringraziati tanto per quello che hanno fatto.